Salve a tutti, benvenuti, bentornati. Come sempre vi invito a iscrivervi, lasciare un like, condividere, commentare. Molto veloce, un video in cui voglio mettere un punto di riflessione su una dinamica di aumento di follower su TikTok. Ne ho già parlato, la dinamica seguimi che ti seguo. Oramai vi posso assicurare che le live del genere sono sempre di più. E la dinamica è una catena di Sant'Antonio di cui beneficia il realizzatore della live, che si trova sempre più iscritti, ma non sicuramente coloro che vogliono più iscritti. Mi spiego nuovamente per chi non conoscesse la dinamica. Ci sono persone con profili TikTok che fanno delle live con, diciamo, zero contenuti, nel senso che non ci sono contenuti, non stanno là davanti allo smartphone a fare una live, senza soprattutto comunicare niente di importante, e questa è la cosa fondamentale, che dicono: seguimi, lascia un commento e segui tutti gli altri che sono nella live, e gli altri faranno lo stesso. Ragazzi, facciamo arrivare a 1000 a Patrizia, vai, ci mancano 100 persone. Ragazzi, allora, voi seguite sempre chi segui. Io dico segui... Ok. Dovete sempre seguire chi hai segui. Se voi non avete segui, voi che state vedendo la live, nessuno vi segue. Ragazzi, non vi permettete di seguire le persone che non hanno i segui. Per crescere dovete seguire tutti. Se no, non va bene. I furbi li mandiamo via. Todo, 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 todo aggregato. Vamos, todo aggregato. Uzu, vamos. E vi assicuro un attimo a tutte le persone che ti hanno ricambiato. Perché quando entri con più segui, la gente ti segue di più. Il trucco sta nel seguire. Può darsi che nuovi il nostro amico e non lo sa. Questo accresce il numero dei follower. Seguimi che ti seguo. È una catena di Sant'Antonio. Uno ne beneficia colui che realizza la live, ne beneficiano anche gli altri, è un aumento organico a costo zero, quindi non ci sono follower comprati economicamente, ma sono dei follower comprati in un altro modo. Se può essere un qualche cosa che è una molla per un'accelerazione per la soglia minima per un profilo TikTok per fare una live. La soglia minima di follower per fare una live è 1000 iscritti, però poi bisogna ricordare un'altra cosa, che più crescono questi numeri di follower con un profilo a zero contenuti e più, oppure con pochissimi contenuti, con pochissime interazioni, visualizzazioni, più TikTok tutti questi valori li va a incrociare e penalizza quei profili. Ma non penalizza ovviamente il profilo del realizzatore della live, che comunque rientra in quei valori di interazioni, visualizzazioni. Avete capito? Oltre a un altro aspetto, il realizzatore della live, oltre a guadagnare dalla live stessa, perché ovviamente ha una filiazione, una registrazione che permette la monetizzazione dei video e quindi anche della live, vi spinge anche a lasciare un regalo. I regali si comprano con le monete virtuali di TikTok, che però devono essere acquistate con denaro vero. Lasciate il bicchiere, lasciate la bottiglia, lasciate il bacio, lasciate quello, lasciate quell'altro. Il realizzatore della live si vede arrivare questi regali. Questi regali hanno un controvalore economico, quello che avete pagato, che è un controvalore che il realizzatore della live può convertire e incassare dal punto di vista economico. Ripeto, se in queste live ci fossero dei contenuti, io non avrei nulla da dire, ma fare delle live che dicono seguimi che ti seguo, insomma, è un altro modo per dopare il sistema dei social network, perché poi
chi realizza queste live, è vero che dice: guarda che i miei iscritti ti seguono, ma chi fa la live non segue tutti coloro che lo seguono. Alla fine questo è un modo, come ho detto, organico, quindi non artefatto, per accrescere la propria community senza però dare nulla di concreto in cambio, perché non dai dei contenuti interessanti, ma è finalizzato solamente ad accrescere il proprio profilo, in questo caso TikTok, a fini commerciali, perché arrivato a un certo target si può andare da professionisti, da aziende e dire: guarda, io ho questi numeri ad esempio su TikTok e posso prendere e farti una campagna di marketing, di comunicazione, posso svolgere attività social perché ho questa community, questa comunità, questa base di interazione che posso spostare verso i tuoi canali social, posso fare delle attività di marketing che spostano, diciamo, l'attenzione dal mio profilo verso il tuo. Fosse fatto, ripeto, in maniera corretta, quindi il pubblico, la community si accresce sulla base di una serie di contenuti realizzati, allora sì, ma visto che è tutta fuffa, beh, è fuffa, è un castello di carte che è molto facile che crolli. Quindi non cadete nel tranello del seguimi che ti seguo, la live di questo tipo, perché alla fine magari vi ritrovate 500, 1000 iscritti in più, voi avete messo 1000 iscritti in più nel vostro profilo, però alla fine è gente che non vi segue, uno perché non avete un profilo attivo, secondo non hanno un collegamento diretto con voi, o perché non vi conoscono, o perché comunque voi non avete realizzato nulla di interessante. Fatemi sapere cosa ne pensate, io penso che questo sia il The New Mirko Scarcella, giusto per chiudere il cerchio. Io vi ringrazio di questo video, vi invito iscrivetevi, lasciate un like, condividete e commentare e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!